Certo che ragazzuoli, se alla fine della fiera, in tutto questo, il giorno dopo poi vieni anche preso per il culo da Infantino. Cioè, dai, dai, ma a che punto siamo arrivati? Poi per forza che a una certa si legittima sempre di più il fino al confine. È inevitabile che sia così, per forza di cose, non può essere altrimenti, ma è anche meglio rimanere ben dentro saldi all'interno del confine, perché se appena esci. O c'è Ceferin, che penso ci sia ben poco da dire ormai tra il rapporto tra Ceferin e la Juventus, fondamentalmente lì penso che non si debba neanche poi più di tanto entrare nel merito, penso sia superfluo ogni qualsiasi tipo di discorso aggiuntivo oltre a quelli abbondantemente fatti da un anno a questa parte. Ma se non c'è Ceferin, c'è Infantino, dici che cazzo? Questa mi sembra un attimino esagerata come situazione. Adesso un pochino va bene, su un fronte possiamo lottare, ma su tutti questi, onestamente, una certa. E che cazzo, tra Gravina, tra Infantino, tra Ceferin, cazzo, il presidente della FIGC, della FIFA e della UEFA, la Madonna, cioè, così un po' troppo, così un po' troppo. Perché se il giorno dopo Juventus-Inter, Infantino da presidente della FIFA, non da Giovanni Infantino, essere umano, va a Firenze da presidente della FIFA, da uomo rappresentativo della massima, cioè del massimo livello calcistico, ecco, che dice, allora io sono a Firenze ed è un giorno perfetto. Per essere a Firenze. È un giorno perfetto per essere a Firenze. La Juventus ha perso, la Fiorentina ha vinto, in più l'Inter anche ha vinto contro la Juventus e io sono l'uomo più contento del mondo. Di, va bene, eh? Io sono qui a dire, ci mancherebbe altro che Infantino non può essere un tifoso del calcio, anzi, anzi, se diventi il presidente della massima istituzione calcistica. E anche perché comunque c'è una passione che ti trascina e inevitabilmente c'è una squadra che tifi, ci mancherebbe altro. Il problema però appunto è come detto prima che nel momento in cui tu rappresenti in quel momento la FIFA, non è che rappresenti Infantino, non è che sei invitato dalla D'Urso e che fa un programma dove dice dai, scopriamo gli interessi del presidente della FIFA. Del presidente della FIFA, dell'uomo della massima organizzazione calcistica a livello mondiale. Facciamoci un po' i cazzi di Infantino, dove ovviamente se gli chiedi quale squadra tifa, ci mancherebbe altro che lui non possa dire: guarda, io sono interista, è la mia fede, e ci mancherebbe altro, ci può stare. Ci sarebbe tanto su cui riflettere eventualmente, però ci può stare, ci può assolutamente stare. Il problema, appunto. È che lui presenziava a Firenze da uomo della FIFA e il presidente della FIFA penso che debba essere comunque in un qualche modo imparziale quando fa manifestazioni a livello pubblico, dove non è che rappresenta Giovanni Infantino, rappresenta la FIFA, la massima organizzazione a livello calcistico mondiale. È una differenza abbastanza importante questa qui. Poi certo, sei a Firenze, qualcuno dovrai pur slecchinare, ci mancherebbe altro, sai che è una patria dove l'odio per la Juventus è pari, se non forse alle volte superiore anche all'amore nei confronti della Fiorentina, se ci mettiamo magari anche tutti i tifosi delle altre squadre che risiedono a Firenze. Quindi io posso capire Infantino, allo stesso tempo. Qualcuno deve capire anche il fatto che il giorno dopo, poi dopo la partita di ieri, si presenti il presidente della FIFA che dice robe di un certo tipo, dici ma che cazzo, questo mi sembra un tantinino esagerato, mi sembra un pochino troppo, dopo inevitabilmente ti senti un tantinino preso per il culo e non può essere altrimenti, diciamocelo chiaramente, già per prendere per il culo era sufficiente la notizia di stamattina dove no, dove Rocchi ha promosso Irrati e Mazzoleni perché tutte le decisioni prese sono state perfette, sono state condivisibili. Pensate che tipo c'erano anche degli juventini che dicevano: dai, è palese come era successo in altre occasioni, vedrete che anche
dopo la partita di ieri, gli arbitri verranno un attimino fermati, quantomeno un paio di giornate, perché va bene fare le porcate, però giustamente poi ti becchi anche le conseguenze. No, sono stati promossi Irrati e Mazzoleni per una gestione perfetta tra campo e VAR. Già era sufficiente quella presa per il culo lì. Poi mi arrivo Infantino, facciamo arrivare anche Infantino, che cazzo vi devo dire, tanto ormai purtroppo l'abbiamo buttato in cacciara, facciamo arrivare anche Infantino. In più, proprio la creme della creme, giustamente, è da un pochino che non rompevano i coglioni zona Continascia, cos'è, non vuoi dare un tapiro d'oro ad Allegri, cazzo? Tapiro d'oro ad Allegri, va bene così, Valerio Staffelli, mancava Striscia la Notizia col tapiro d'oro ad Allegri, va benissimo, bei tempi, no? Quando magari si davano agli arbitri, no? Dipende poi sempre da che squadra è coinvolta e soprattutto come, perché giustamente sia mai, andiamo a dare il tapiro d'oro ad Allegri, che l'unica cosa che forse possa essere criticabile è il fatto di essersi cavato il cappotto in modo anche abbastanza incazzoso, dopo che sai, già ti danno rigore un po' così, te lo sbagliano, te lo fanno ribattere e te la buttano dentro. Io penso che un pochino tutti quanti avremmo avuto una reazione sulla falsa riga di quella avuta da Allegri. Poi io dico la verità, lo ribadisco per l'ennesima volta, per me è anche proprio inspiegabile il fatto che diverse volte i microfoni abbia detto: oh, io non voglio neanche parlare degli arbitri tra DAZN e JTV. Inspiegabile, io non so come abbia fatto, sono sincero, e per questa cosa lo ammiro dannatamente. In più gli va anche a rompere il cazzo dandogli il tapiro. Non so, speriamo, mi viene da dire, abbia una reazione simile a quella che ha avuto ieri quando gli ha fatto ribattere rigore, e non può essere neanche altrimenti, onestamente. Speriamo ce l'abbia con voi, solo che poi hanno riportato anche le parole di Allegri, Striscia la Notizia, e anche lì ha ripetuto che Irrati ha arbitrato bene, che ogni tanto capita uno, ogni tanto capita l'altro. Va bene, che smacco oggi, cazzo, oggi è una presa per il culo dall'inizio alla fine, e scusatemi questo giorno di cacciara completa, ma penso sia davvero inevitabile, solo che ovviamente da domani si torna a pensare alla Juventus, perché ci sono diversi discorsi anche abbastanza importanti da fare riguardo la Juventus, soprattutto da qui alla fine della stagione, perché qualche paura concreta ce l'ho, e mi auguro che non accadano delle cose come l'anno scorso, perché altrimenti potrebbero essere veramente sani cazzi, come si suol dire. Questa più che altro è una mia speranza, e vedremo che cosa succederà, che cosa riusciranno a combinare. Ma oggi davvero parte tutto disastro, oggi macello, oggi è preso schiaffoni ovunque, è preso per il culo ovunque, ma no, così mi sembra un tantinino eccessivo. Anna certo, detto questo, ragazzuoli, nulla. Io vi mando un grosso abbraccio, tanto per cambiare, fino alla fine. Forza Juve!